Greggio, tutto, ma c'è lui, è l'uomo del giorno, l'uomo dell'anno. È la sua ora pure. È la sua ora, come la sua ora. La sua ora si ma dà, non in quel senso, gratta. Dai. Massimo Mazzucco, buongiorno. Oh, già avevo portato le mani alle parti. Dai, io no. Che dai, dice? Che una risata di prima mattina fa cominciare bene la giornata. No, non fa mai male, anzi, non vabbè, fa mai male. Prima mattina per noi, notte se fonda per dire, noi. A me, quel, non so chi sia questa persona, facciamo figura ovviamente di uno che vive su Marte. Mi veniva in mente invece Paolo Panelli. C'è molta distanza? Beh, forse un pochino di più. Paolo Panelli parlava così, devo da un corpo. Comunque è quello, voglio dire, quando poi si fa il grottesco, si fa il farsesco, vengono fuori queste questi imitazioni personaggi, qui, queste imitazioni qui. Grande Massimo Mazzucco, il quale adesso che devo fare? Mettere il sito. Già c'è, eccolo qui. Ah, ecco. Quando Massimo Mazzucco, tra l'altro gli ho inviato al dottor Mazzucco il proseguo della Rita Pennarola per quello che riguarda il giallo della Concordia. Il giallo della Concordia. Aspetta, non priviamo di questo eventuale, anche perché sono due amici e due persone per bene. No, certo. E quindi giovedì prossimo cercheremo un confronto, insomma. Rita, compatibilmente ai suoi impegni, farà del tutto per essere presente nell'ora di Massimo Mazzucco, così noi ci divertiamo in senso buono. Bravi. A questa cosa qui, ecco. Massimo Mazzucco non è molto convinto della tesi di Pennarola. Sì, ma va benissimo. Di male. Io, no, posso fare delle obiezioni, ma di tipo formale, non di contenuto. Cioè, ma comunque, se vi fa piacere, non credo che sia una situazione tale da... Cioè, io non sono assolutamente nessuno esperto di niente in questo momento su questo argomento, per cui posso dire la mia come chiunque altro. Cioè, finché si parla di 11 settembre e di altre cose che conosco, allora lì vado con le corna basse, come dire, sono carico, non mi fermo a nessuno. In questo caso è un'opinione. Posso poi diciamo pure che è un'opinione su un argomento che ormai è stato, dopo essere stato il tormentone per mesi, qui almeno nelle nostre televisioni. No, ma ripeto, è un'opinione sul metodo, non sul contenuto, non ho assolutamente niente da contestare, è sul metodo, cioè il portare insieme una serie di fatti e collegarli in modo comunque arbitrario, personale e non necessariamente documentato, è la parte che a me, che insomma, che non fa parte del mio metodo, ecco, solo quello. Ma ognuno arriva alle sue conclusioni come vuole lui, mica tutti devono adottare il mio metodo, sia chiaro. Sicuramente. Caro Mazzucco, ho almeno 2-3 mila messaggi da recuperare con lei, non ce la faremo neanche oggi, però nella primissima parte della trasmissione e della tua ora ti faccio una domanda che ti chiede Bruno. Buongiorno Davide, buongiorno Elena, volevo chiedere al grandissimo Massimo Mazzucco qual è il tema sociale che colpisce di più gli americani. Ce ne fosse mezzo, staremmo in un mondo migliore. Migliore, credo che non gli interessa, perché Bruno qui poi l'ho riassunto. Guarda, Bruno, perché lui dice non so l'aborto, non credo che non gli freghi niente proprio. Guardate, di questi temi. Proprio questa sera, mezz'ora fa, stavo guardando, facevo il solito zapping fra i telegiornali, no? Cioè, non sembra, vedendo i telegiornali americani, che nel mondo non succede assolutamente nulla. Hanno parlato per mezz'ora di, non so, di quello che ha detto ieri Mitt Romney, piuttosto che... Poi faccio un salto su Russia Today, il telegiornale, e c'è la fine del mondo lì. E torno nel mondo reale, ci sono dei problemi nel mondo, ci sono delle guerre che sono minacciate, cioè, è una cosa pazzesca. Vabbè, meno male che qualcuno se ne accorge, perché a volte qui neanche mezza stazione, eh. No, ma lui mi ha chiesto sull'America. Cioè, gli americani non vengono mai stimolati in primo luogo a valutare, cioè, bene o male noi, anche se una forma ormai molto, molto, così, molto più opaca, ma bene o male gli argomenti di fondo emergono fino a livello mainstream, poi magari non vengono trattati come andrebbero trattati, ma almeno si parla delle cose. Qui proprio non esistono gli argomenti, cioè tu guardi un'ora di CNN, che dovrebbe essere il telegiornale mondiale, nell'ora della prime time, cioè nella prima serata di qualunque sera, e senti, non so, due argomenti di cui mezz'ora è dedicata all'assassino della Florida, se aveva se era veramente sporco d'erba la giacca, come ha detto il testimone, o se invece l'altro credeva di aver visto un'ombra che potevano essere verde. Vabbè, ma comunque, scusa, è lo stesso schema che adottano da noi pure, eh. Qui si parla per ore di omicidi. Allora, fotocopia. L'Italia è affondata negli ultimi anni, perché insomma io ricordo ancora un minimo di...
se non altro di, appunto, di toccare gli argomenti, ma qui proprio zero, cioè non, è come se il mondo là fuori non esistesse. Questo è un fatto da sempre culturale degli americani, cioè dal, loro, per loro da sempre nascono e crescono in un mondo dove gli viene spiegato che c'è l'America e poi là fuori c'è qualcosa che si chiama il resto del mondo ma che non ci interessa e dove andiamo soltanto quando per caso ci serve qualcosa da prendere, altrimenti... No, la cosa, beh, ti interrompo, ti incalzo Massimo, perché bella la battuta del prof, il quale scrive: sì. 11 settembre, chiesta pena di morte per i 5 colpevoli, davvero sì, faranno sì. fuori i vertici della CIA? Bella domanda. Beh, complimenti. Grande bello. Andrea. È Andrea di una sagacia unica. Sì. E qui Alessandra, volevo chiedere a Mazzucco dove ha preso il filmato... E se lo potete mandare, Obama Medvedev, il microfono aperto. Medvedev? Allora cerchiamo di mandarlo insieme, poi io leggo la sovraimpressione e con Massimo lo commentiamo. Sì, aspetta, allora facciamo così, da zero, pronti, via, dai. Queste sono le mie ultime, si capisco, dopo la mia elezione avrò, è veloce, non si capisco. Trasmetterò queste informazioni a Vladimir e sono dalla tua parte. Se vuoi lo spiego in un sì, attimo. Sì, è meglio perché poi è talmente veloce la sovraimpressione. Praticamente Obama si è incontrato con Medvedev a Seul durante degli incontri internazionali. Hanno avuto, facevano una specie di conferenza stampa insieme. Quando si sedevano, prima di iniziare, Obama si è chinato verso Medvedev, gli ha messo una mano sul braccio, come dire, gli ha detto: senti, questa è la mia ultima elezione, dammi una mano. Aspetta che, perché Medvedev, la premessa è che Medvedev chiede da tempo, Putin, la rimozione dei missili che la NATO sta mettendo tutto intorno alla Russia e che dà un leggero fastidio ovviamente ai russi, no? Quindi Obama si è impegnato in qualche modo a farlo, ma non può farlo perché la destra gli darebbe contro, gli darebbe del debole contro i russi, eccetera, eccetera. Allora gli ha detto praticamente, velocemente, abbi pazienza, è la mia ultima elezione, appena rieletto ne riparliamo, avrò molta più flessibilità per muovermi. Peccato che ci fosse un microfono aperto e la cosa si è sentita in tutta... Certo. Allora, il video l'ho trovato su YouTube normalmente, perché qui in America ha fatto un piccolo botto, e quindi c'è subito chi lo mette in YouTube. Se la persona è interessata, basta che cerchi le parole Obama e Gaff e lo trova immediatamente. Poi Elena riparte con te per sì, perché mi hanno chiesto di fargli una domanda. Donne e uomini? Che te frega, uguale. No, Mazzucco va, Mazzucco va. Mazzucco ce lo possiamo vendere bene ancora sul pubblico femminile. A dopo!